antinfortunistiche. Censore, guardate che belle. Scarpe antinfortunistiche per la modica cifra di 60 euro. 60 euro. Calze prese al mercato comunale di Benedetto Marcello, 10 paia, 5 euro. 5 euro, vai, avanti. Pantaloni. I jeans. Non facciamo pubblicità alla marca, ma facciamo vedere. Non facciamo pubblicità, però 3 paia, 15 euro. Il giubbotto, questo è un giubbotto che mi ha regalato mio padre prima di morire. Perciò è più vecchio del cellulare che ha, quindi sì. Questo qui fai conto che mio padre giubbotto 1 cellulare 0. Ha 20 anni sto giubbotto, perché è morto nel 2003, te conto te, perciò ha 20 anni sto giubbotto e quindi ha anche un valore affettivo. Dopodiché perciò ecco, cifra assurda, 15 euro non attenzione, è neanche 15 euro. Camicia dozzinale a quadretti. Guardate presa, che bella, guardate. Presa da questa un è multifunzione, fai il picnic, presa, fare presa infatti da un tavolo di un'osteria della vedi, sulla Paulese. Ah, okay, vedi, mi ha regalato il coso e io ci ho fatto una camicia e sotto c'ho una canottiera di lana che effettivamente la canotta, che comincia a far caldo. Cappellino militare. Tac. E basta. Cellulare che è in funzione dal 1 gennaio del 2004. A breve entrerà al Museo di Storia e Cultura. No, questo mi sa che è stato l'ultimo regalo che mi ha fatto mia madre, questo. Ah, ecco, ci spiegano che Fedez è stato baciato in bocca a Sanremo dal cantante Rosa Chemical, che io, cantante Rosa, vabbè, lasciamo stare, capire. E la Ferragni si è incazzata, ok. E tutto sto casino fate fare un flashmob, non ci avete proprio un cazzo da fare. Mamma mia, la gente sta messa male. Ma queste qui sono faccende private di Fedez e la Ferragni. Ma allora che cazzo ve ne frega? No, ma la loro di privato non hanno niente, non so se hai capito. La loro vita non è privata, è pubblica. È pubblica perché lo vuole far diventare la Ma la gente loro, vedi, ma anche loro. Cioè, tutto c'è un limite. Vedi che partecipa la gente io, anche. Io posso anche dire certe cose e fare certe cose, ma ciò non vuol dire che tu per 24 ore mi devi stare a scassare il cazzo sotto casa. Sono d'accordo. Perché anche perché loro hanno una vita pubblica, perché sono due personaggi pubblici, ma lì tutto c'è un limite. Quanti anni hai? Si può sapere o sei Highlander? Ti chiedo.